Eccoci qua, ciao a tutti, bentornati su Sardegna in Prospettiva, continuiamo questo viaggio insieme a Carlo e Franz. Ciao ad entrambi. E Ciao, grazie buonasera. Ciao a tutti, ciao. mille per essere qua. Per chi ci ascolta, sentitevi liberi di divulgare il nostro lavoro tramite like e condivisioni, perché ovviamente ne abbiamo bisogno. E grazie in anticipo a chi lo farà. Allora, noi continuiamo in questa avventura. Lo facciamo partendo dall'ultimo video in cui ci siamo concentrati sull'aspetto costi, quindi spesa pubblica in Sardegna. Oggi ci spostiamo sul lato entrate. Quindi già dal titolo capiamo che abbiamo cambiato prospettiva. Cioè, oggi ci chiediamo quanto incassa la Sardegna, dove per incassa intendiamo ovviamente quanto genera in termini di gettito fiscale la Sardegna, alla luce di questa nostra prospettiva che abbiamo inserito nel dibattito di un'ipotesi federale come ipotizzata nel primo video, di cui ovviamente metteremo il link in descrizione. Finita l'introduzione, iniziamo subito a parlare di numeri, quindi in questo caso a parlare di entrate, e quindi do subito la parola al nostro guru su questi temi, che è Franz, che come sempre ha fatto un eccellente lavoro di analisi e di raccolta dati che insomma è per noi davvero prezioso e io continuo a ringraziarlo. Noi, Franz, ci eravamo lasciati l'altra volta con questa osservazione, quindi abbiamo visto qual era la spesa totale in Sardegna, abbiamo fatto un'ipotesi di ripartizione tra spese federali e locali. Questa ripartizione ovviamente faceva cambiare il volume di questo importo totale della spesa. Ora passiamo alle entrate. Vai, Franz, cosa ci dici? Bene, sì, allora io comincerei dal primo foglio, perché diciamo, mentre nella puntata precedente ho preparato un unico foglio che riassumeva il tutto, parlando di entrate fiscali la discussione è un po' più complessa, e quindi vorrei avvicinarmi un po' a tappe, cominciando da un foglio abbastanza semplice. Sempre dei conti pubblici territoriali, quindi dalla stessa banca dati a cui ho attinto i dati della volta scorsa, vediamo che in Sardegna viene riscosso un gettito di 21 miliardi e 221 milioni. Queste sono imposte, vedete che sono divise in amministrazioni centrali, locali e regionali, e poi anche le imprese pubbliche locali e nazionali. Queste sono imposte comunque generate da redditi o da consumi in Sardegna, che poi o rimangono locali, come nella riga 6 e nella riga 7, o vanno a Roma, perché sono imposte come l'IVA o come l'IRPEF, che vanno trasferite a Roma e poi in ogni caso con i trasferimenti torneranno in Sardegna. Ma in ogni caso questi sono importi generati da persone che pagano le imposte o pagano l'IVA, che fanno i consumi, ai turisti compresi, in Sardegna. È una cifra un po' più bassa dell'ammontare delle spese. E adesso per entrare un po' nel dettaglio e vedere bene come sono organizzate queste spese, passerei al secondo foglio. In questo caso ritroviamo la stessa cifra nella riga 17, quei 21 miliardi 221, brava, grazie, e questi erano riferiti alle entrate correnti per la gestione ordinaria, quindi la spesa di tutti annuale per comprare macchine della polizia, i letti d'ospedale, pagare gli stipendi agli insegnanti, tutte queste cose qui, o anche per pagare le pensioni. Mentre la parte sotto, che adesso dovreste vedere la riga 26, ecco, la parte sotto, poi arrivando al totale, invece è la spesa per investimenti, quando si devono costruire scuole, quando si devono costruire ospedali, strade, gallerie, piuttosto che qualsiasi altra opera pubblica. Quindi,
diciamo, queste sono le entrate e come vedete sono divise in dirette, quindi se vai alla riga 5, queste sono le imposte dirette, persone fisiche e giuridiche, le imposte indirette, da cui ci dovrebbe essere in teoria, appunto c'è l'IVA, ci dovrebbe essere l'IRAP, e altri tributi, compresi i contributi sociali, perché chiaramente i lavoratori in Sardegna pagano i contributi. E poi abbiamo anche la vendita di beni e servizi che sono legati più che altro al settore pubblico allargato. In Sardegna si paga il canone RAI, in Sardegna si paga quella l'acqua, si paga con come si chiama Gianni? Ecco, per dare un esempio che tutti possono capire, e quindi abbiamo imprese pubbliche locali, come quelle che ho appena citato, o nazionali come l'IRI, l'ENI, la RAI, e questi si fanno pagare, non è, quindi sono in servizi pubblici ma a tariffa. Okay? Questi importi qui adesso possiamo anche vedere nella terza che abbiamo preparato. Ecco qua, e abbiamo gli stessi importi, ma vengono divisi anche in, aspetta che lo faccio anch'io sul mio video così lo vedo più in grande, e eccolo qua, vengono divisi in amministrazioni centrali, locali e regionali, quindi la parte pubblica amministrazione, okay? Mentre le ultime due sono le imprese pubbliche controllate o partecipate dallo Stato. Okay? Anche qui diciamo, abbiamo un dettaglio ancora più preciso di tutti i soldi che la Sardegna tramite il suo PIL genera come gettito fiscale, che poi è vero che va a Roma e poi verrà trasferito, ma comunque all'inizio viene trasferito dalla Sardegna in gran parte a Roma, quei 14 miliardi che abbiamo visto nel primo foglio di calcolo, e che poi tornano, maggiorati perché la Sardegna è una di quelle regioni che riceve poi più di quanto spende, ma non tanto, non più di altre regioni, ecco, diciamo, ha un saldo negativo, però da qui si potrebbe partire poi per mettere insieme il gettito e le spese. Quello chiaramente abbiamo visto l'altra volta che avevamo circa un 11 miliardi di spesa locale, che in un ambito federale, mettendo quelle famose percentuali per dividere che cosa è nazionale e che cosa è locale, avevamo un 11 miliardi di spesa locale, quindi abbiamo 21, quindi bastano e avanzano, dipende come vogliamo dividere la partita, no? Anche delle imposte. Qua faccio una piccola postilla, uno dei più grandi rischi secondo me in un federalismo fiscale è che ci siano più autorità sparpagliate qua e là che vogliono le stesse tasse, per cui alla fine una persona quando comincia a pagare dice: ma come? Pago di qui, pago di qui, pago di là. E l'ideale sarebbe invece dividere bene le cose. Per esempio, un'ipotesi abbastanza di routine per me è che le imposte indirette, quindi quei 6 miliardi della colonna 7, della riga 7, no? Potrebbero essere federali, quindi tu paghi l'IVA e sai che stai finanziando il gettito federale, paghi i contributi e sai che questi vanno a Roma, perché poi dopo dipende da dove uno andrà in pensione, può andare in pensione il lavoratore sardo, può andare in pensione in Liguria o viceversa il toscano che ha lavorato tutta la vita in Toscana magari va in pensione in Sardegna, quindi questo non ci importa, ma tutto il resto per differenza dovrebbero essere imposte dirette che vengono, o tributi propri, che vanno e rimangono in Sardegna. Allora, questo un po' come base. Un'ultima postilla è questa. La Sardegna dovrebbe riuscire ad essere completamente autonoma sul fronte di quello che chiamo qui la riga 12, il trasferimento in conto corrente, anzi il totale che è la 18, okay, questi 21, perché
è la gestione ordinaria, mentre in un qualsiasi paese federale, per quanto riguarda gli investimenti, ci sono comunque dei fondi comuni, che qua per esempio si vede quello della riga 21 che è l'Unione Europea, no? Quindi quando si è in un complesso federale per gli investimenti ci sono delle partecipazioni a fondi comuni che permettono di costruire un ospedale, una strada, un'opera pubblica non solo con le proprie finanze ma con l'aiuto anche dello Stato centrale, dell'Unione Europea, di altre regioni per esempio. Questo è un discorso più complicato che meriterebbe una puntata a parte. Quello che dovrebbe essere, diciamo, punto saldo, che è la gestione ordinaria, quindi quella che è la colonna 18, divisa poi in realtà in gettito che va a Roma e che rimane lì, perché una federazione avrà la difesa, avrà tutta una serie di spese sue, no? che sono comunque comuni, perché poi la difesa serve anche a difendere la Sardegna, e invece le spese locali, sulle spese locali bisognerebbe avere la parità di gettito, perché se spendo 21 o spendo 11 e ne entrano 10, io ho un miliardo che manca e devo sapere come gestirlo, faccio debito, bisogna vedere come, è una cosa possibile, anche perché non tutte le ciambelle vengono col buco, a volte tu dici io voglio, o spendo 11 e voglio incassare 11, però quell'anno succede un mezzo disastro e allora incassi magari anche 9, quindi è normale poter fare dei debiti, no? Anche nella gestione ordinaria, però dovrebbero essere cose straordinarie. È normale invece farli negli investimenti, perché tu devi costruire un'autostrada o un'opera pubblica molto impegnativa, non la puoi caricare tutta su un anno, esattamente come un'industria che fa uno stabilimento nuovo farà l'ammortamento su più anni. Ecco. Allora, questi sono i dati comunque che spiegano adesso, con una pressione fiscale che non è da ridere, no? Perché comunque la considererei abbastanza elevata rispetto agli standard con cui, cioè, la Svizzera ha una pressione fiscale più bassa, ecco, riesce a fare buone cose malgrado abbia un gettito inferiore su PIL, no? Però diciamo, bisognerà partire da questi dati per fare la quadratura del cerchio, che penso che potremo fare in un'altra puntata, quindi la prima sulle spese, la seconda vediamo cosa entra e sulla terza, eventualmente la quarta, vediamo invece come mettere insieme tutto questo e come una Sardegna inserita in un contesto federale, o anche una Sicilia o chiunque altro, possono gestire in autonomia le proprie risorse, le risorse, certo, che vengono generate sul territorio. Ecco. Bene, bene, quindi dai, allora, con questo lavoro io adesso do la parola a Carlo, però nel dargliela preciso solo che questo lavoro che ha fatto Franz ovviamente ci dà innanzitutto un ordine di grandezza, quindi sappiamo su che dimensioni possiamo ragionare. Prima l'abbiamo fatto sulle spese, ora possiamo farlo sulle entrate. Nel farlo, lo dico magari a chi può non cogliere questa cosa in un primo momento, vi ricordo che nell'altro video noi abbiamo ipotizzato che tutto l'aspetto pensionistico era delegato da un punto di vista federale, quindi non locale ma centralizzato. Ovviamente se facciamo questo ragionamento sul lato spese dovremo anche farlo sul lato entrate, quindi giusto per capirci, questa voce qua, che sono quasi 5 miliardi all'anno, che ho evidenziato, scusate, che ho evidenziato in rosso, sono quasi 5 miliardi che ovviamente, qualora noi delegassimo tutto alla federazione, ovviamente non potremmo più conteggiare sul lato entrate. Quindi ovviamente questi 21 miliardi come prima cosa andrebbero in ogni caso decurtati di questi 5. Questo era giusto per dare un'idea di quello che poi faremo anche nella terza puntata, dove appunto inizieremo a mischiare le cose e a vedere effettivamente quanto e in che modo la Sardegna potrebbe essere autonoma, diciamo a parità di condizione rispetto alle sue attuali esigenze di servizi pubblici e di beni pubblici erogati. Detto ciò, se Franz non ha niente da aggiungere, Carlo, cosa ci dici? Tu ci offri sempre una prospettiva magari più di tipo giuridico-politico, mettiamola così,
Cosa vuoi aggiungere? Chiaramente quando un sardo parla di entrate non può non ricordarsi della vertenza entrate, che è un problema spinosissimo. Io provo a fare un piccolo excursus, due considerazioni, sì, appunto, più che altro da un punto di vista politico riguardo alle entrate e riguardo alla storia della Sardegna. Sin dal 1800 con Giambattista Tuveri, poi alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1916, con Camillo Bellieni, uno dei fondatori della Fidanza, assieme a Emilio Lussu, la questione entrata, la questione del rapporto, ossia sia la questione impositiva di per sé, cioè la possibilità che ha la Sardegna concretamente di imporre dei tributi, sia la questione attinente alla riscossione dei tributi, sono il sacro graal per chiunque provi ad immaginare un luogo da un punto di vista dell'autogoverno. Se tu non sei capace di imporre delle tasse e allo stesso tempo non sei capace di riscuoterle, come puoi pensare di spendere delle cifre, dei denari che non riesci a recuperare? Okay? Quindi è un approccio anche abbastanza banale il mio, cioè una considerazione banale. Riguardo alla Sardegna, la vertenza entrate arriva nel 1985 e attiene all'applicazione dello statuto, in particolar modo l'articolo 7, 8 e 9, che riguardano appunto la capacità impositiva della Sardegna, e riguarda in particolar modo il fatto che sia l'Italia a riscuotere le tasse dei sardi e poi, in un secondo momento, a restituirle alla regione Sardegna. E appunto le spende secondo quelle che sono le proprie esigenze, come è stato già dimostrato nei video precedenti. Squisitamente da Franz. Quindi la vertenza entrata è stato veramente un nodo nevralgico in questi anni. Dal 1985 chi ha sollevato la questione è stata la Fondazione Agnelli. È stata ripresa subito la questione, prima di tutto dagli indipendentisti. Questo lo dico con molto piacere perché il primo che promosse la questione da un punto di vista degli argomenti, di carni dell'argomento elettorale, fu Angelo Caria, che è stato uno dei protagonisti negli anni 90, il 1992, col suo partito indipendentista sardo, a farne proprio uno degli argomenti portanti, perché chiaramente per chiunque abbia una visione federalista o ancora di più indipendentista di uno Stato, parlare di tasse è la base, cosa che purtroppo invece ultimamente, negli ultimi 20 anni, si è fatto in maniera strumentale, perché lasciando il colpo da parte degli indipendentisti, prima d'Angelo Caria, poi dal IRS, che era stato il movimento di Gavino Sale, la questione delle entrate è stata recepita man mano dai partiti italiani, quindi sia dalla sinistra che dalla destra. Ci sono stati degli accordi che non hanno soddisfatto molti, degli accordi che sono stati sistematicamente disattesi dallo Stato italiano. Questa è la questione importante, secondo me, la questione che ritengo personalmente molto più interessante, non tanto una questione di merito di quantum, legata al quantum, perché c'è chi parla di 12, di 13, di 14, di 20, di 50 miliardi, insomma. Però a me interessa più che altro la questione di metodo, cioè la vertenza entrata è stata sempre utilizzata come uno strumento da parte della politica sarda per barattare il consenso elettorale, a prescindere da quelli che poi sono risultati che davvero si è voluto ottenere. Questo perché? Perché logicamente parlare di entrate con lo Stato italiano e frapporsi significa logicamente chiedere dei soldi, cioè andare a tirare per la giacchetta lo Stato italiano. Allo stesso tempo volere avere una capacità impositiva e una capacità di riscuotere che è stata negata, se non ricordo male, 2 volte dalla Corte Costituzionale, significa mettere in crisi quello che è un assetto centralista dello Stato italiano. Quindi, nello specifico, la vertenza entrate, benché la politica italiana e sarda sia stata, come posso dire, risolta, in realtà non è stato risolto proprio niente, perché c'è una questione nodale, anche dal nostro punto di vista, cioè uno Stato, un'organizzazione. Ma anche se volessimo rimanere nel regionalismo italiano, capisco che da un punto di vista regionalista sia impossibile parlare di imposizione fiscale, però da un punto di vista indipendentista o federalista è essenziale parlare, non si può parlare perché non ha nessun senso dare un'indipendenza o dare un'autonomia, un autogoverno vietando ai soggetti di imporre le tasse e di riscuoterle. Cosa vorrebbe dire per noi sardi poter riscuotere direttamente le tasse? Prima di tutto avere il coltello alla parte del manico, ed è evidente perché riscuotendo noi le tasse dovrebbe essere lo Stato italiano a venire a chiedercelo e non viceversa.
D'altra parte, una capacità impositiva diffusa significherebbe, come ha già detto Franz e come avevi detto anche tu, Gianni, l'altra volta, che saremmo noi a decidere come modulare la pressione fiscale sarda. Adesso Franz ha detto che è particolarmente invasiva. Immaginate cosa vorrebbe dire se al Presidente, alla Giunta regionale sarda, al Parlamento sardo fosse concesso modulare. Allo stesso tempo, in una visione federalista interna allo Stato italiano o interna alla Sardegna, che a sua volta si dota di un'organizzazione federale, significherebbe instillare un sistema che basa la propria ragione sul principio della concorrenza. Immaginatevi dei comuni che tassano, che hanno una tassazione alta, e dei comuni che hanno una tassazione bassa. Logicamente un soggetto che deve aprire un'impresa o investire avrà tutta la necessità e il piacere di investire dove le tasse sono più basse. Quindi modulare una tassazione e avere la capacità di riscuotere i denari significa dare la possibilità veramente di governare. Quindi mi chiedo, senza possibilità di tassare, senza possibilità di riscuotere, non solo non abbiamo un'indipendenza, non solo non abbiamo un federalismo, ma non abbiamo neanche una vera autonomia. E mi fermo qua. Sì, no, hai detto bene. Direi che questo è tutto un aspetto fiscale che ci porterebbe molto lontano, se vuoi, però diciamo due cose in 5 minuti si possono dire. La prima, se riesci anche a meno. Ma va bene, ok. Nel sistema svizzero non è la confederazione che riscuote le tasse, sono i cantoni. I cantoni fanno il loro calcolo, i cantoni hanno la legge tributaria, non c'è una legge tributaria unica come la 600, non so come si chiama, una volta ricordavo anche il numero, ma ce ne sono una per ogni cantone. E ogni cantone decide le sue aliquote, decide le sue deduzioni, quanto devi detrarre per il figlio, quanto perché vai a lavorare, quanto perché la moglie lavora, tutte queste cose qui sono decise localmente. Dopodiché è il cantone che comunica alla Confederazione, il Carlo Sanna ha un imponibile di 100.000 euro. Ah, bene, allora prendo atto, non discute e poi ti chiederà l'importo che vuoi. Questa è la base sicuramente di un federalismo, ma è che può essere fatto solo perché si rifà completamente la Costituzione, chiaramente, perché sennò la discussione classica è ma è anticostituzionale, e ci credo, se la Costituzione è quella che è centralizzata, possiamo fare il federalismo solo con un federalismo costituzionale, cioè che ti cambia dalla A alla Z la Costituzione, i principi, le norme comuni, ecco. Quindi è vero, bisogna avere una la Sardegna o anche le province potranno avere la loro legge tributaria, la loro organizzazione ramificata sul territorio, quindi saranno loro a fare i controlli, saranno loro a riscuotere le imposte per conto anche dello Stato centrale. In Svizzera ci sono alcuni casi in cui è il comune che riscuote le tasse, le comunica al cantone e le comunica alla confederazione, quindi anche perché localmente possono decidere di fare diversamente, a parte chiaramente città-stato come Basilea, dove il comune e lo Stato sono praticamente la stessa cosa, come a Ginevra, ma diciamo ogni cantone decide come fare, ma alla propria legge decisa dal proprio Parlamento e votata dai cittadini. Questa è la base, no? E questi tributi servono a pagare le spese, quindi prima si decide che spese fare e poi si decide bene, allora mettiamo queste aliquote, mettiamo queste imposte, diciamo, e l'unica cosa che si fa a livello federale è evitare la doppia opposizione, cioè evitare che una persona che ha redditi in Sardegna, in Sicilia e a Roma sia tassata più volte per le stesse cose. Quindi è esattamente come succede con una persona che ha un reddito in Francia, in Italia e in Germania, quindi non deve essere tassato più volte per lo stesso reddito o per lo stesso oggetto. Ecco. Quindi diciamo ci sono tutti questi piccoli accorgimenti, il diavolo sta nei dettagli, però ci sono e ci devono essere. Allora, diciamo, le cifre che abbiamo visto sono quelle attuali, le cifre future non le possiamo sapere perché dipenderanno da quello che i nostri figli o vostri figli e nipoti decideranno.
Certo. Dai, quindi abbiamo messo un altro po' di carne sul fuoco, abbiamo visto quali sono gli ordini di grandezza su cui ragionare. Adesso nella prossima puntata, chiamiamola così, incroceremo i dati, cioè vedremo nella nostra ipotesi federale che tipo di spese dovremmo sostenere, questo tipo di spese sono o no compatibili con il gettito fiscale che noi potremmo creare al netto di quello che ha detto prima Franz, cioè del fatto che i contributi sociali ovviamente non rimangono più in Sardegna, ma vanno a, o meglio, non sono mai rimasti in Sardegna, rimangono allo Stato centrale, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi capiremo quali sono le leve, se ci sono, su cui poter intervenire. Se non avete niente da aggiungere, io finirei qua. Va bene Perfetto. così? Perfetto, grazie. Dai, a presto, grazie, ciao! Grazie, Ciao! ciao.